A pochi mesi dalla fine del progetto europeo Adri Historical Lands, è tempo di bilanci per i territori dell'Adriatico che hanno partecipato alla costruzione di una rete turistica per la valorizzazione delle realtà che solitamente non sono inserite negli itinerari tradizionali, ma che posseggono un grande valore storico e culturale, come rocche, castelli, centri storici medievali, case d'artista o musei particolari legati al territorio. Tempo di bilanci, ma anche di ringraziamenti a tutte le amministrazioni, in questo caso della provincia di Ravenna, che hanno supportato l'interesse dell'intero collettivo. Per tutti, la speranza che questi anni di lavoro siano considerati dall'Unione Europea la base di uno sviluppo turistico futuro dell'area adriatica. Ed è in questa direzione che si muove l'idea di dare vita ad una visit card valida per tutte le località di Adria Historical Lands, da realizzare entro la fine del progetto e da destinare a stakeholder ed opinion leader. Questo progetto è nato 4 anni fa e ha voluto mettere assieme tutte le regioni italiane sul mare Adriatico e tutti gli stati, probabilmente della zona balcanica. È un progetto che comunque è stato positivo perché intanto ha creato una rete di partner che naturalmente si riproporranno nei prossimi obiettivi che adesso la Comunità Europea farà dal 2014 al 2020. E nello stesso tempo ha posto le basi di una progettualità nella promozione turistica delle nostre località, magari anche quelle più sconosciute, località legate alle bellezze artistiche e architettoniche delle nostre regioni, e nello stesso tempo nella promozione delle tradizioni, dell'artigianato e quindi un turismo che vuole portare qui da noi un turismo di qualità, un turismo attento a tutte queste naturalmente bellezze, a tutte queste nostre tradizioni, nello stesso tempo che si ferma, che le coglie e le assapora e le promuove poi in giro per il mondo. Quindi questo è quello che noi crediamo, non un turismo di massa, mordi e fuggi, ma soprattutto un turismo di qualità che viva assieme alla nostra gente e che porti un beneficio economico anche nelle aree di interesse di questo progetto. Abbiamo censito 275 siti di case di artista, di teatri storici, di piccole percorsi alternativi ai grandi percorsi di turismo che sono notoriamente conosciuti. E credo che sia il risultato più bello di un lavoro che ci ha visti insieme per 2 anni e mezzo, ci vedrà ancora insieme per qualche altro mese, ma l'auspicio, l'obiettivo di tutti è di continuare per rilanciare una di Historical Lens 2 nella futura programmazione. Ecco, che cosa fare in questi mesi conclusivi? È necessario svolgere delle attività esterne. Abbiamo immaginato ieri, il Comitato ha previsto di fare una presenza forte a Zurigo nel mese di agosto per presentare a un target di turismo di qualità, direi quasi selezionato, un percorso dell'Adriatico trasfrontaliero che unisce le due sponde e mette insieme e valorizza delle realtà bellissime che a tantissimi sono sconosciuti, ma che meriterebbero veramente di essere conosciute da milioni di persone. Ha chiesto anche la possibilità di una proroga di alcuni mesi dell'intero progetto di Adria Historical Lands per realizzare che cosa manca. Proprio queste attività che le dicevo, perché il progetto dovrebbe chiudere al 30 giugno, noi abbiamo la necessità di valorizzare il lavoro fatto. Nei 3 mesi di proroga che abbiamo chiesto, ci avremo la possibilità di essere presenti in un grande evento internazionale, chiudere con la card che è stata presentata oggi in riunione e completare delle ulteriori attività promozionali che sono a confine tra la chiusura di questo progetto e l'inizio di un nuovo progetto. Si sta discutendo appunto adesso di cercare di rinnovare il progetto. Abbiamo sentito l'idea di una proposta di una visit card per che valga su tutti i territori dell'Adria Historical Lands. Che cosa manca e che cosa si potrebbe fare ancora per. Io credo che questi itinerari che noi abbiamo costruito, che quindi vanno ad incontrare e allacciare rapporti tra stati, tra regioni, tra territori, devono essere promossi a livello internazionale, comunque su quegli operatori web che adesso sono, secondo me, i primi operatori turistici del mondo. E quindi se noi riusciamo a arrivare a quei prossimi obiettivi, dopo aver costruito comunque, aver raccolto più e censito più di 300 siti, naturalmente di interesse culturale e non gastronomico importanti,
nella sponda dell'Adriatico, è quello proprio di entrare a chi costruisce pacchetti turistici e promuove e li fa vivere, perché naturalmente questo è il futuro di un turismo che vuole naturalmente evolversi e portare risorse, come dicevo prima, nei nostri territori. Federico Lega per Ravenna Web TV.